L'arte come terapia. L'arte è quel qualcosa che crei e realizzi e dove tutto te stesso è concentrato in essa. È lo schizzo su una tela, il legno e il marmo che prendono forma, le emozioni e le fantasie impresse sulla carta, la capacità di ascoltare, capire e aiutare, le abilità svolte al meglio usando la creatività e la propria unicità, andando oltre i confini del conosciuto. È ciò che ci permette di osare, conoscere e viaggiare verso mondi mai visti, che l'arte rende reali. È il dipinto della natura che ci regala spazi e scorci di incredibile bellezza, è la musica che si diffonde da uno strumento, la poesia di una canzone, il profumo dell'erba tagliata, il colore di un fiore, il volo degli uccelli dipinti nell'azzurro del cielo. È tutto ciò che ci fa muovere, danzare, dar voce al corpo. È ciò che rende liberi di osare ed emozionare, spinge a uscire dall'ordinario, rendendolo straordinario. Ci sono pittori che trasformano il sole in una macchia gialla, ma ce ne sono altri che con la loro arte e intelligenza trasformano una macchia gialla nel sole. Pablo Picasso. L'arte è fondamentale nella vita umana, testimoniata già dalle prime raffigurazioni antiche. Permette di esprimere ciò che più profondamente è celato in noi. A volte il freno dato dalla timidezza, dai blocchi e dalle chiusure si rilascia dando spazio a un mondo interiore e alla personalità nella sua espressione più vera. L'arte come terapia è la presa di coscienza di ciò che abbiamo celato dentro di noi. L'arte esprime d'impatto emozioni non solo da parte dell'autore, ma anche del fruitore. L'arte è eliminazione del dolore che prende forma, di un malessere che ci attanaglia, come di una gioia che trova posto, attraverso pennellate di colori che escono dalla mano dell'artista, o attraverso le parole che si imprimono in opere e poesie sigillate dall'inchiostro su una pagina bianca, le note che si propagano da uno strumento, la danza nell'espressione del proprio corpo. In tutte le opere d'arte, l'emozione, l'espressione, il racconto di sé in ogni sua forma è terapeutico per l'autore, così come per colui che ne giova e che sceglie emozionandosi l'opera che più gli risuona. L'arte è il racconto di ciò che si vede, o si ricorda, o si immagina, modificata dalla realtà interiore dell'artista e dal suo modo di interpretarla e di viverla amplificandola. Spesso è la chiave che apre i ricordi raggiungendoli nel luogo nascosto in cui i malati di Alzheimer si sono rifugiati. Spesso è il canale di comunicazione che utilizza chi è affetto dalla sindrome autistica o ancora l'espressione di chi vive uno stato di depressione o incertezza. Libera la fantasia del bambino, amplifica la gioia, dissipa il dolore, la creatività ci rende vitali. Il teatro dissolve la nebbia della timidezza e delle problematiche relazionali di adulti e bambini, dove ognuno può esprimere se stesso, senza condizionamenti e giudizi. Ognuno di noi libera se stesso e la propria vena creativa in una sfera dell'arte che più fa vibrare le nostre corde e guarire la nostra anima. Frida Kahlo è un esempio di arte come terapia e come forma di resilienza, capace di adattarsi a cambiamenti anche estremamente drammatici, con la capacità di rinascere e trasformarsi, donando al contempo opere che trasudano colori accesi, indice di forza, passione e vita, testimone di sentimenti e dolore ed emozioni di grande impatto. Una testimonianza e un racconto di coraggio e sensazioni intense, trasmesso a chi ammira le sue opere. Frida narra se stessa, il proprio mondo interiore, utilizzando l'arte come mezzo terapeutico per comprendere, metabolizzare e integrare il proprio vissuto. Non far caso a me. Io vengo da un altro pianeta. Io ancora vedo orizzonti dove tu disegni confini. Frida Kahlo.